Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Ben ritrovati. Sono molto contento, ci riusciamo a ritrovare. Speriamo in modo un po' più duraturo. Naturalmente sono un po' in una bassa logistica, nel senso che non so dove appoggiare cose, però mi arriva qua seduto, è più o meno la stessa cosa. Siamo al capitolo 8 nella nostra lettura del libro dell'Apocalisse, e se vi ricordate l'ultimo argomento che abbiamo trattato, l'ultimo incontro che abbiamo fatto insieme, è stato quel finale, quell'inizio del capitolo 8, dove si parlava della preghiera, no? Quando dicevamo proprio questa funzione di giudizio che la preghiera ha sulla storia umana e la non sopportazione da parte di noi uomini del fatto che la preghiera in qualche modo crea una crisi su quello che rivela, cioè fa venire fuori tutta la verità. Se vi ricordate questa crisi che comporta, no? Tanto che le immagini che vengono date dall'Apocalisse ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto, perché è una misura della storia umana che finisce ma che è aperta in relazione a Dio, e questo crea in noi una ribellione, nel senso che poi alla fine le cose non stanno in mano a noi, poi a noi è questo che più ci sconvolge, se volete, no? E impariamo anche la storia umana in rapporto alla fine, con la fine della storia umana, perché la storia umana è qualcosa di finito. E avevamo detto l'altra volta che Giovanni propone una visione in cui la preghiera porta a compimento l'esercizio della massima lucidità nel discernere. E qui ci fu Caterina che chiese: scusa, puoi ripetere? Me lo ricordo. E io, lì, preso nel fervore del discorso, dico: da dove? Gli dissi: da che ora? La massima lucidità del discernere, perché è lì che si crea questa lucidità. La porta a compimento solo la preghiera, e quello permette di valutare il presente della storia. Solo quello, non c'è altro che può far valutare il presente della storia. Detto questo, si apre un altro scenario, che i sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Anche qua, come sempre, sono questi settenari che propone Giovanni nel modo di strutturare il componimento, no? Sempre per quel discorso che il sette è un discorso di discorso compiuto, di pienezza, eccetera, come nei sigilli anche, no? C'erano questo settenario, e anche qua è diviso prima in una quaterna e poi in una terna, come sette sigilli. Questa è proprio una struttura letteraria del testo, ve lo dico questo. Comunque, che piccola notizia tecnica, diciamo, sulla composizione del testo. Tra l'altro, chi era? La Sofia Cavalletti, che aveva fatto una specie di grammatica del greco biblico, mi ricordo male. C'era un'autrice che aveva fatto un libro sul greco biblico. Simona, tu te lo ricordi? Non era la Sofia. Però esiste uno studio sulla grammatica. Poi ve l'ho detto che il greco dell'Apocalisse è un greco un po' impazzito, nel senso che è molto particolare,
qualcuno di voi che magari ha studiato il greco al liceo, anche se magari non lo riprende in mano da un po', ma se si va a prendere il testo greco è interessante, è particolare, intrigante il modo di usare il greco di Giovanni nell'Apocalisse. È proprio una, c'è un'invenzione linguistica da parte sua bella. Questo per gli studenti potrebbe essere interessante. Se esce la maturità è una strage. Se esce la maturità è una strage. No, beh, no, perché non è un greco difficilissimo, però è, se voi, e c'è un gusto nel farlo, potrebbe essere, non lo so io quanto, però potrebbe essere un modo, alcuni tratti, alcuni brani, farli vedere ai studenti come anche la capacità del greco di tirare fuori cose sì, belle, divertenti, parla interessanti. Di diversi dagli altri Vangeli, è chiaro. Linguaggio... No, eh sì. Sì, sì, ma innovativo, innovativo. Anche poi rispetto al greco classico non ne parliamo, insomma, no? Chiaramente. E vi c'è una vivacità che, in cui Giovanni si inventa un greco perché un modo di usare il greco, non è che scrive una lingua nuova, no? Ma si inventa un modo di strutturare il greco che fa vedere proprio la vivacità dello spirito. Che mostra come lo spirito si muove, quindi fa vedere tutta una lingua piena di vitalità, piena di che produce qualche cosa, che dona delle immagini, una concretezza, una forza vitale, una forza creatrice, una forza vivificante, visiva. C'è tutta una serie di visioni, quindi con questo greco che usa Giovanni ti crea tutta questa serie di cose, per cui è bello, c'è proprio una bellezza particolare. D'altra parte, se vi ricordate, comincia il testo con quel fui preso dallo spirito, divenni nello spirito, già lì è un'immagine particolare, no? Divenni nello spirito. Dunque, prima quaterna, la prima quaterna delle trombe è dal versetto, siamo al capitolo 8, dal versetto 7 al versetto 12. Qui c'è uno schema, c'è una struttura semplice, se volete, c'è come una specie di struttura che viene riproposta, no? Da uno squillo di tromba a quell'altro. Sono i primi quattro sintomi della fine. Ecco, i primi quattro sintomi della fine. Questi quattro sintomi della fine, permettetemi di dire in un modo un po' molto sintetico, una specie di ricapitolazione di questi primi quattro sintomi. Sono molto, adesso detta così è proprio un po' grossolana, però così ci avete l'idea di quello che andiamo a vedere, no? Ci sono delle calamità. Tutti gli esseri umani fanno esperienza nel corso della loro esistenza di una realtà, le calamità. E sono quelle, le calamità naturali, tutti noi nel corso della nostra vita, no? Abbiamo avuto modo di sapere di calamità naturali che avvengono periodicamente sia dove viviamo noi, ma in varie parti del mondo, eccetera. E che cosa ci turba noi delle calamità? A parte il danno che fanno, no? Ma quello che ci turba poi più nel profondo è il fatto che queste calamità in qualche modo mettono un po' in discussione, un po' in questione l'equilibrio che noi abbiamo deciso che le cose devono avere, no? Quell'equilibrio ecologico, l'equilibrio, quello, insomma, cioè, e questo fatto a noi ci, quando ne veniamo toccati, coinvolti, quando veniamo un po' flagellati da queste cose, è un'esperienza, una sperimentazione del fatto che la fine incombe. Davanti alla calamità pesante uno pensa alla fine, che è così che funziona,
Io ebbi la grazia, devo dire, che è stato un anno veramente particolare di grazia quello. C'era il vescovo Giovanni d'Ercole che era ausiliare all'Aquila. L'anno del terremoto, io proprio a brevissima distanza dal terremoto, un mese, fui chiamato dal vescovo d'Ercole che mi chiamò per fare i ritiri ai preti della diocesi, un ritiro al mese. Qui andavo una volta al mese all'Aquila. E ci spostavamo ogni volta in un luogo diverso, e erano soprattutto i luoghi più toccati dal terremoto. E c'era questa gente, i sacerdoti compresi, che avevano addosso questa calamità. È stata un'esperienza fortissima portare la parola che dà vita lì, è stato molto forte. Molto forte, molto bello però. Ti accorgi che la parola porta la vita davvero. Ho visto le persone essere rivivificate proprio da questa parola. Ti accorgi che è reale questa cosa. Però lì ti accorgi anche di queste persone che avevano addosso questa esperienza di sentire l'incombere della fine. Se la portavano addosso proprio. Se volete, alcuni anche nel modo di camminare, di muoversi. Perché quando c'è una calamità, a volte le calamità coinvolgono generazioni intere, no? Lì. Per esempio, in quel luogo c'è una o più generazioni segnate realmente, a livello generazionale, da quello che è successo all'Aquila, no? Ancora con figli, non è che voi sapete bene, dico bene, dimmi, correggimi se no, ci sono delle generazioni che sono segnate, sono condizionate e segnate da quella calamità. Mi ricordo una volta mi chiamò sempre il vescovo in quel periodo, un giorno mi disse: senti, ho tre ragazzi che devo cresimare io sabato, per favore vieni a casa mia e gli fai un giorno di ritiro a loro tre. Io ho bisogno che te li curi, te li culli, te li coccoli e me li massaggi con la parola di Dio, mi ricordo, perché questi tre ragazzi sono talmente bruciati, dilaniati da quello che è successo, che hanno bisogno di una cura speciale. Quindi vieni. E mi ricordo questa giornata con questi tre ragazzi, ancora mi commuovo a pensare a quella giornata passata con loro. Ancora mi commuovo. Lì, per esempio, ho fatto l'esperienza che quei tre ragazzi potevano essere tirati fuori da quell'abisso in cui li aveva buttati quella notte drammatica, poteva veramente essere solo l'amicizia con Dio. E basta, non c'era nient'altro, non c'erano terapie, cure, niente, lì c'era bisogno della grazia di Dio. Fate anche le altre cose, non è quello il problema. Mi ricordo quella sera che erano pieni d'allegria, di festa con loro, il loro padre che in 2 mesi aveva perso 20 kg per lo shock che aveva avuto. E mi ricordo la festa che facevamo, a un certo punto ballammo dentro la cappella, mi ricordo una cosa bellissima. E loro se ne andarono proprio dicendomi. Erano mesi che non ridevamo più e abbiamo riso di un riso bello. Mi è venuto in mente proprio Isacco, Yitzhak, sorriso di Dio. Dio ride, è stata parola di Dio suscitare quel sorriso bello e festoso. Voi vedete dei giovani così lontani dalla morte a livello anagrafico. Aver sperimentato l'incombenza della fine. Scusate, vi porto delle cose così concrete, che forse vi aiuta a capire, o aiuta me a dire più che altro che cosa intendo con questa cosa della calamità che fa sperimentare l'incombenza della fine, no? Poi voi ce l'avete nelle vostre memorie sulle calamità che hanno toccato voi. Più o meno direttamente. Però,
Le calamità sono fanno parte in modo inevitabile della storia dell'uomo. Questo avete visto che l'Apocalisse ci fa vedere le cose di cui è fatta la storia. Ne abbiamo toccate, no? Abbiamo visto la morte, abbiamo visto. Adesso ci dice: guarda che nella tua storia ci stanno le calamità, e ti insegna a vederle, che cosa comportano, cosa significano, quello che fanno, a leggerle e cosa fare. Comincia: i sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Siamo al versetto 6 del capitolo 8 e seguenti. Il primo suonò la tromba, grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata. La traduzione precedente era un po' diversa, ma era bella, per cui ve la faccio sentire, perché secondo me è molto bella. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. In realtà ripete il testo quello che dice il testo greco: fu bruciato, fu bruciato, fu bruciato. Questo modo di interpretarli poeticamente dell'altra traduzione però è bello, e quindi lo leggiamo perché è bello. Qui viene messa davanti la terra, un terzo della terra. Quindi, se volete, è una calamità che ha sull'umanità un impatto parziale, è un terzo della terra. E per un terzo la vegetazione, qui ci fa vedere la vegetazione che rimane bruciata per un terzo. Questa è l'immagine che ci dà della prima tromba. La seconda. Il secondo angelo suonò la tromba. Qualcosa come una grande montagna tutta infuocata fu scagliato nel mare. Allora avete visto. Prima tromba, la terra. Seconda tromba, il mare. Sono le grandi cose che compongono il nostro pianeta. La terra, il mare. Sono le cose che si vedono da lontano, no? Quando gli astronauti hanno fotografato la terra, quando andavano sulla Luna la prima volta, la terra tutta in terra, la grande biglia. Blu, si è visto il blu e la terra, il mare e la terra, sono le due grandi componenti che spiccano nella visione del nostro pianeta. È un po' l'edificio cosmico, no? Proprio, che è fatto di queste due grandi componenti. Noi quando vediamo un edificio, una chiesa, ci accorgiamo delle grandi componenti, no? Principali che la fanno. Poi dopo entriamo nei particolari, nei dettagli, ma tu appena arrivi dici: ah, questa è la, vedi che bello, marmo e laterizio toscano, no? La prima, il primo impatto, la terra è questo, terra e mare. E anche qui si parla di un terzo del mare divenne sangue. Un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Anche qua, no? Vedete, sono degli effetti sicuramente drammatici, enormi, ma sempre parziali. Ma sempre parziali. Quindi c'è questo mare che è inquinato, è sconvolto, ma per un terzo. E le creature che stanno nel mare, sì, muoiono, ma per un terzo. E viene fatto vedere il mare, tra l'altro, come uno strumento di comunicazione tra gli esseri umani. Il fatto di citare le navi indica la... Vedremo più in là quanto è importante il discorso della comunicazione. L'Apocalisse ci svelerà i misteri della comunicazione.
E agli uomini è stata data la capacità di costruire questi strumenti, queste navi, per permettere agli uomini di comunicare da una sponda all'altra, anche le più lontane. E anche qui un terzo delle navi viene distrutto. Adesso c'è un altro passaggio col terzo angelo. Il terzo angelo suona la tromba e cade dal cielo una grande stella ardente come una fiaccola e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. Qui è interessante, qui si tocca un punto di cui noi cominciamo a parlarne ogni tanto, no? Quasi nell'incoscienza, mi permetto, nell'incoscienza dell'importanza, le acque potabili. Terra, mare, acque potabili. Qui si parla delle acque potabili. Cioè tutte quelle acque che vengono dalle sorgenti, dice il testo. È interessante notare come l'Apocalisse, il testo così antico, affronta quei temi e quegli argomenti, no? Che noi in realtà ancora non affrontiamo con serietà, questo va detto. Sono ciclicamente sono ideologizzati, insomma, ma non si affronta nulla, perché finché l'uomo non torna a capire una cosa, noi siamo a servizio, l'uomo gode di queste cose, ma deve essere a servizio di queste cose, è un comando di Dio, no? Sei il Signore del creato, cioè sei colui che lo deve servire perché si mantenga secondo il mio cuore. E finché noi non decidiamo di prendere quella come faccenda, non si riuscirà a dare un equilibrio alle cose. Da come la acchiappi, la acchiappi. Ed è interessante come l'Apocalisse, a me colpisce, permettete, in un testo così antico che ci fa riflettere, ci costringe a guardare questi aspetti, no? Nella loro grandezza, tra l'altro, nella loro grandezza e nella loro universalità, riguardano tutti gli esseri della terra, tutte le creature, cioè perdonatemi, tutti gli esseri umani e tutte le creature. Quindi sono, se volete, le acque che navigano sulla terra, no? Che le acque potabili sono quelle che e che la segnano, che la scavano, che producono effetti sulla terra. Cose eclatanti, i canyons, le forre, qui nel Viterbese ci sono le forre, no? Scavate dai ruscelli, la forra del Treia, se ci andate, bellissimo. Quindi qui è l'acqua dolce, ci ha fatto vedere tutte le acque salate e le acque dolci. E dice, la stella si chiama Assenzio. Assenzio è un veleno, una droga, che crea dipendenza. Completamente dipendente dall'assenzio Oscar Wilde. Ne assumeva quantità, una delle cose che l'ha ammazzato. Assenzio era il liquore che provocava stordimento in tutti i poeti dell'inizio del Novecento. Scusa? I poeti maledetti, no? Tutti facevano uso di questa bevanda maledetta. È una bevanda maledetta, potremmo dire così. Si chiama Assenzio. Un terzo delle acque, sentite, si mutò in assenzio. E molti uomini morirono a causa di quelle acque che erano divenute amare. Guardate come si sconvolge l'equilibrio, come abbiamo detto prima, no? Calamità naturali che sconvolgono l'equilibrio che noi stiamo vivendo. La terra diventa bruciata. Il verde viene bruciato, il mare si inquina, perde la sua
limpidezza, la sua vitalità. Le acque sono avvelenate, addirittura si tramutano, diventano assenzio. E chiaramente chi poi vive, in qualche modo subisce le conseguenze di tutto questo, gli esseri umani, no? Chiaramente questo è implicito, è così. E questo è quello che accade, no? Attenti, quello che ci sta cercando di far vedere colui che sta vedendo, il veggente, potremmo dire, è cercare di aiutare a noi a capire qual è la nostra sperimentazione, la nostra esperienza della fine che incombe. Questo ricordatelo, perché questo è molto, molto importante. Che è qualcosa che alla fine si incide dentro di noi attraverso questi elementi naturali, attraverso queste calamità. Noi esseri umani facciamo una fatica terribile ad ammettere la finitezza, ok? Quindi questo tipo di esperienza mi costringe a riconoscere la finitezza, che per noi è una gran fatica. La finitezza della nostra vita, la finitezza delle nostre opere, la finitezza delle relazioni, la finitezza delle esperienze interpersonali, la finitezza del lavoro che facciamo, la finitezza... Questa è... Riconoscere la finitezza è un passaggio importantissimo come devo dire, nel cammino di libertà interiore, personale, no? E nelle relazioni. Se io riconosco che la relazione tra te e me è a una finitezza, forse riusciremo ad amarci fino a che moriremo. Se invece sono io la causa di quel rapporto e sono io che lo gestisco, io che lo mantengo perché non muoia mai, ci sono buone possibilità che finisca. Il tenere sotto controllo non rende più longeve le cose. E lo starci attaccati non le fa immortali. Non le fa immortali. A questo ci fa bene, no? Siccome non vogliamo ammetterla, se volete, queste calamità, permettetemi, ci aiutano a misurare la finitezza, come dire, la fine è in sospeso, se volete, non è che, però dobbiamo capire attraverso queste esperienze di calamità che esiste questa finitezza della nostra storia, e noi sentiamo una stretta, se volete, davanti a questo, qualcosa che ci stringe, ci mette in una crisi in qualche modo insopportabile. È difficilmente spiegabile. Posso permettermi, io spero che tutti siate già andati in crisi almeno una volta nella vostra vita, ma guardando i volti silvani che mi stanno davanti, credo che, insomma, penso andata fatta più di una di crisi, insomma. Mo c'avevo davanti un gruppo di quindicenni, vabbè, ma insomma, e se uno non ha contezza delle sue crisi, sta messo male, insomma, no? In qualche modo è un problema. Ma attenti, perché a volte noi, ci avete fatto caso che certe volte andiamo in crisi perché c'è una situazione in qualche modo che ci attiva la crisi, ok? Ma certe volte andiamo in crisi che se uno ti chiede ma perché stai, non lo so, ci siete? Permettetemi, è la stretta, è la morsa dell'esperienza di finitezza che noi facciamo, che non solo è difficile, ma anche non spiegabile. Quindi cerchi di spiegarla, ma non ci riesci. Fa parte della tua crescita, fa parte della consapevolezza reale di te e dell'universo e della vita. Io qui vi sto facendo un discorso cosmico a livello esteriore ed interiore, eh?
Noi siamo l'universo, noi interiormente. Siamo l'universo interiormente. È un po' il rapporto che c'è, se volete, tra il mare e il sistema solare. Sapete, dicono gli scienziati che in fondo noi sappiamo di più dello spazio cosmico che del mare. Che noi del mare, oltre una certa profondità di buccia, diciamo, non sappiamo quasi niente. Ancora. Ecco, noi della nostra interiorità, in questo senso, e allora Dio ce lo rivela, per esempio come attraverso l'Apocalisse, attraverso l'esperienza che facciamo con Lui, perché noi possiamo arrivare a quelle profondità, a quegli abissi. C'è un testo bellissimo che mi viene in mente in questo momento, io non so se ne avete voglia, se è un bellissimo libro di Edith Stein, di Santa Teresa di Mette a Croce, che è La struttura della persona umana. E fa vedere la persona umana come è strutturata, la profondità. È un linguaggio un po' filosofico al suo modo, perché lei poi era filosofa, però è bello perché ti spiega e ti rendi conto di come, cioè tu oltre quella buccia non ci puoi andare se non è la rivelazione di Dio, anche di te stesso. Ma quando arrivi a toccare la finitezza, la stretta si sente. Eppure qui c'è una specie di eco. Se sentite le cose che vengono dette qua, la terra, il mare, le acque dolci, eccetera, c'è un po' di eco di uno scritto della Bibbia, se vi ricordate, quelle che chiamiamo le piaghe d'Egitto, nel libro dell'Esodo. Qui c'è un eco di quello, no? Chiaramente. I flagelli. No? Perché arrivano in Egitto al faraone e ai suoi perché ne possano aprirsi a capire. Sono una pedagogia, non sono sono una pedagogia. Hanno valore, c'è la didattica per spiegare all'uomo chi è e come è fatta la vita. Eppure questi uomini non permettono a Dio di educarli. È l'uomo che non permette a Dio di essere educato da lui. Quindi. Finché noi cerchiamo sempre di rifiutare, di rimuovere la fine, però questa fine va bene, arriverà, non è un problema. Il punto è imparare a gestire la nostra crisi, se volete, la nostra crisi permanente, perché poi noi abbiamo una crisi permanente durante la vita terrena, tutti, quindi questo spero che anche vi tranquillizzi un po', perché no, uno dice, sei in crisi, da quando? Da quando ho memoria, beh, ok, ma è normale, questo non toglie la gioia, non toglie niente a niente. Ma questa specie di crisi permanente che l'essere umano ha è normale, noi cerchiamo di rimuoverla naturalmente, ma è data dalla nostra fragilità. E come dire, da di fragilità in fragilità la crisi rimane sempre aperta in qualche modo. Insomma, che ci dice questa crisi? Che la fine viene. Tutto noi cerchiamo di vivere come se fossero degli incidenti, delle congiunture astrali. È andata così, però mo ne arriva un'altra. Noi dobbiamo però chiedere a Dio di aprirci il cuore al valore infinito e meraviglioso, al valore didattico, di insegnamento di tutto questo. Invece di combatterlo, rifiutarlo, viverlo come una iattura, mi permetto di dire, chiediamo a Dio la capacità di capirne il valore. Qui sto dicendo una cosa molto importante, perché
Questo significa cambiare proprio il modo di vedere la vita, non è una stupidaggine. Vedere la didattica di questa crisi, di queste crisi, di queste calamità, di questi incidenti, di questo cogliere la finitezza. C'è una pedagogia in queste calamità e c'è anche una fecondità, perché è come le doglie, no? Le doglie sono una calamità. Voi donne che le avete vissute, penso, no? Possiate dire, le doglie sono una calamità. Molto bene, ma certo, sono un sintomo della fine. Sta finendo la gestazione. Sono un sintomo, c'è una didattica, lo sappiamo, quando uno ha le voglie, gli sembra di morire, magari qualcuno vicino che è lucido più di chi ha le doglie in quel momento dice coraggio, coraggio, perché è un sintomo della fine del percorso, come esempio, come immagine. Fino a un parto, no? Perché poi San Paolo dice nella lettera ai Romani che l'universo geme e soffre le doglie del parto fino a quando partorisce. Quindi, ma alla fine a chi appartiene? La fine appartiene a Dio. Quindi se la fine appartiene a Dio non può essere una cosa triste. Non è una cosa sciagurata, non è una cosa di morte, no? Se appartiene a Dio vuol dire che la fine è qualcosa che porta la novità di Dio, la creatura nuova, l'uomo nuovo che ne viene fuori. Il parto dopo le doglie porta alla novità, perché è la vita nuova che appartiene a Dio. Noi non possiamo gestire la crisi permanente dell'umanità. È interessante che noi invece cerchiamo di capire il valore apocalittico, cioè rivelativo di tutto quello che ci accade intorno, di calamitoso. Oggi stiamo parlando tanto di guerre, no? Va bene, adesso prescinde poi da qualsiasi discorso politologico, sociologico, quello che volete, eccetera, in cui poi, ma, mi sembra che se prendo le guerre dei Sumeri, mi sembra che più o meno la lettura sociologica e politologica si assomiglia molto con la guerra, che vi devo dire, no? Attuale nel posto X. Il problema è invece capire, ma attraverso questo, grazie alla, in virtù dello Spirito Santo cui sono, che ho in dono, che cosa posso capire? Cosa posso capire? Cioè noi siamo dotati di una fecondità di comprensione, come è dotata di fecondità di comprensione una partoriente mentre ha le doglie. Chi ha le doglie lo sa che sta per avere il figlio, no? Ecco, noi ce l'abbiamo sta capacità, ma tutto nelle nostre culture fa che noi cerchiamo di soffocarlo, o con la disperazione fino al suicidio, quindi una vita che è soltanto tribolazione e tormento per cui non vale la pena, ma ammazzo, oppure in una visione negativa di tutto. Invece no, invece capire come nel tempo della vita terrena Dio permette di essere educati. Capisco che il discorso di oggi è piuttosto densino, diciamo, ma io poi vi chiedo di rifletterci, perché qui ci sono delle cose fondamentali per la nostra vita, ma anche il nostro modo di stare a questo mondo, di stare nella società. Lo capite quanto cambia se noi ci mettiamo dentro questo modo di ragionare? Io spero che
ditemelo se non, se non sono chiaro, per favore. È proprio un modo nuovo di ragionare. Questa è la novità di Dio che ci viene rivelata dall'Apocalisse. C'è un quarto angelo al versetto 12. Il quarto angelo suona la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e così si oscurò un terzo degli astri. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Ecco, è stato passato, c'è stato messo davanti l'universo con tutte le sue grandi componenti, no? La terra, il mare, le acque potabili e il cielo. Quindi, e naturalmente tutte le creature che all'interno di questi ambienti sono collocate, no? In questo, quindi la vegetazione, i pesci nel mare, le navi, quelle creature che bevono con le acque che scorrono dalle sorgenti, e noi esseri umani. E poi ci sta tutto lo scenario cosmico che prende luce dagli astri. Quindi sono davanti a questa crisi che coinvolge tutto, tutti gli elementi, noi non riusciamo, permettetemi di dire, non riusciamo a venirne a capo. Attenti, qui si ricollega con quello che è stato detto precedentemente, nel capitolo precedente e all'inizio del capitolo 8 soprattutto, che è ciò di cui parlavamo l'altra volta. Solo la preghiera sfonda questa crisi, la apre, anzi, la preghiera è il mezzo con cui noi possiamo affrontare la crisi. È l'unico mezzo in realtà attraverso il quale possiamo affrontare la crisi. La crisi o ci travolge, riusciamo a attraversarla sfondandola, aprendola, affrontandola, ma l'unico mezzo per farlo è la preghiera, ci ha detto l'Apocalisse e ci dice l'Apocalisse. Non c'è nessuna attività umana che riesca a affrontare, uso un termine che però, come lo usiamo noi, insomma, rispetto a queste situazioni, non c'è nessun elemento, atteggiamento degli esseri umani che possa gestire la crisi in un modo che è risolutivo, se non la preghiera. E la preghiera, attenti, perché noi abbiamo una mentalità che a volte pensiamo che la preghiera aiuta un po' a fuggire dal mondo in qualche modo. Adesso mi scappa una polemica, però la faccio, non dico il nome, una persona famosa pseudo-cattolica, non ce la faccio a dire, si definisce così pubblicamente e ci ha fatto carriera, che davanti al fatto che c'è, perché questo è l'elemento eremitagno, mi dissero, eremitagno sarebbe l'elemento a preghiera, con una specie di disprezzo, a parte che questo è l'elemento eremitico. Perfettamente d'accordo, perché non vuol dire fuga dal mondo, che non vuol dire fuggire dalla crisi. Guardate che la preghiera, mi permetto di dire, ti ci fa entrare ancora di più, fino in fondo, perché chi prega raggiunge il cuore della crisi, momento dopo momento. Nell'esperienza che ho fatto in gioventù, giovane prete, alla Certosa di Serra San Bruno, io non ho mai conosciuto nessuno ancora
che avesse una chiarezza lucida della crisi come i padri Certosini in quel posto. Lì il Signore ha fatto fare un'esperienza pazzesca, ha fatto toccare con mano come questi stavano immersi nella crisi dell'umanità in un modo pazzesco. I Certosini stanno lì, non parlano, parlano tra di loro 20 minuti la settimana. È una vocazione, naturalmente, non è quello il problema, no? Ma questa certosa interiore, che dobbiamo tutti entrarci e viverla ogni giorno, anche in tempi di silenzio. Quelli parlano 20 minuti a settimana, noi a volte non riusciamo a stare in silenzio 20 minuti a settimana. Beh, non è una stupidaggine, eh? Poi diciamo che meno male, siccome c'era troppo poco rumore, abbiamo tutti i mezzi attuali per poter proprio non avere più un momento di silenzio, dovunque siamo, uno strumento che canta, che fischia, che suona, no? Quindi perché non riusciamo a sopportare. Invece quello ti rende, ti dà la chiarezza. La preghiera può affrontarla, la crisi che gli uomini non sopportano. La può affrontare, l'affronta e ti permette di collocarti nella storia degli uomini affrontando la crisi. Sapete, riuscire a comprendere le fecondità di una calamità è faticoso, no? Ma è assolutamente indispensabile, e attraverso la preghiera si può fare. È un percorso di doglie, perché non è che avviene così. Cioè non è dire, ma che bello, meno male che abbiamo sofferto tanto, eh. Questa non è una lettura spirituale, no? Ah, beati voi che vi è venuto il terremoto, te pistano e c'hanno ragione, li assolvo tutti io dopo che t'hanno pistato, perché, cioè, e me sì, perché non si può, a volte si sente persone che fanno questi discorsi sciocchi, storti. Ma aiutarci a capire qual è, anche l'un con l'altro, quale fecondità viene fuori dalla calamità che tu hai vissuto. Certo, se siamo con la preghiera dentro, nel nostro monastero interiore sia molto attivo, con tante vocazioni, perché se no non è possibile. Non è possibile a me per me stesso, e tantomeno aiutare un altro. Ciechi guide di altri ciechi, quando mi telefona l'amica che sta nella crisi più drammatica per motivi calamitosi, non di questa cosmicità, ma per lei, no? Drammatici, e io gli vado dietro, perché non sono un uomo di preghiera, non sono una donna di preghiera, io sono un cieco guida un altro cieco. E come dice Gesù, finire tutto e due dentro un baratro, perché è chiaro questo. Se non abbiamo la fedeltà alla preghiera, io ve lo dico proprio in ginocchio, per favore non diamo consigli a nessuno, non diamo suggerimenti, non indichiamo. I consigli non si danno, si dice, ma non è vero, perché i consigli a volte è necessario darli per aiutare quello che in quel momento è nel panico più totale. Fosse solo, per favore non ti metti in piedi sul davanzale, te lo consiglio di cuore, insomma. Però comunque aiutarlo a capire, perché noi non è che capiamo subito quando uno ci parla, ma non lo facciamo se non siamo persone fedeli alla preghiera, ve lo dico seriamente. Pertanto però poi finisce che o ci arrabbiamo o ci chiudiamo, cioè, secondo poi le nostre indoli, no? Voi pensate, quando ci sono situazioni di crisi calamitose tra virgolette delle nostre vicende personali, quante volte la tendenza ad arrabbiarci, no? Questa è un'esperienza che facciamo tutti, giusto? Dobbiamo entrare di più, ancora di più nella vita di preghiera, ancora di più in questo interiore, perché non può essere che le situazioni di crisi diventino soltanto gli attivatori della rabbia. Tra l'altro sapete che c'è uno spreco, perché ci perdiamo dopo
ci perdiamo tutta la sapienza che noi potremmo ricevere da quelle esperienze, che perdiamo perché non abbiamo la capacità di affrontare. Perché ci facciamo prendere dalla ribellione a quella finitezza, ecco. Invece la preghiera ci aiuta, è l'unica che ci dà la capacità di cogliere in quella situazione che tutti gli esseri umani sperimentano come una catastrofe che non ha riparo, che non ha cura, ci aiuta a sperimentare che quello è un segno di una creatura nuova che viene fuori. È Dio che viene. È la comprensione che le creature appartengono a Lui, che io appartengo a Lui. Questa è la finitezza. Sapere che appartengo a Dio. E Dio fa nuovo il mondo. E comincia la terna. Vi leggo ancora 5 minuti, così uso l'ora. Il versetto 13. E vidi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Tre squilli di tromba accompagnati da tre volte la parola guai. E allora il quinto squillo è il primo guai, il sesto squillo il secondo guai, il settimo squillo il terzo guai. Ci spiegano. C'è quest'aquila che vola nel cielo, e qui ci tornerà l'immagine dell'aquila poi al capitolo 12, e dell'aquila si parla nella rivelazione biblica. Questa immagine dell'aquila è presente nella rivelazione biblica, per esempio in Esodo 19:4, che è giunto il popolo di Israele fino al monte Sinai. Tutto il percorso che il popolo di Israele ha fatto viene sintetizzato attraverso un'immagine bellissima, molto solenne, molto potente. Il popolo che viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto è sollevato su ali d'aquila e viene portato ai piedi del Sinai. L'aquila che si prende cura di tutto quel popolo, fa un po' la pioggia di quel popolo. E quindi quando si parla di aquila bisogna sempre tenere presente che l'aquila è questa immagine di liberazione che Dio ci dà e della cura che Dio ha di noi, perché noi una volta liberati non è che la sappiamo usare la libertà. Questa è un'altra faccenduola interessante che approfondiremo in seguito, perché ritornerà. Però noi siamo in schiavitù, no? Poi in realtà in schiavitù vogliamo essere liberati? Ma, sai che pezze di pane alla fine c'è sta. Mercoledì e sabato pezzette di carne, venerdì pesce, giovedì gnocchi, per tornare al miracolo. Ma di qua alla fine a me perché mi devi liberare? Sto tanto bene, no? Cioè, non capisco perché devo essere liberato. Mi ribello alla liberazione. Poi, attraverso le crisi, i flagelli, eccetera, alla fine accetto quella liberazione. Una volta liberato, do de matto, perché questa è la, perché comincio a pensare di essere autonomo. Faccio da me. Gaudium Spes,
dice che questo anelito, se volete, alla a cercare da parte dell'uomo di conoscere di gli elementi per avere la capacità di creare strumenti, di conoscere più la natura, la scienza, è bello, l'ha messo Dio nel cuore dell'uomo questo anelito, no? Quindi in qualche modo quella scintilla di autonomia divina, diciamo, ci vuole, ma altro è quello, altro è che penso che poi alla fine faccio un po' come mi pare, insomma. Invece Dio è buono perché oltre a avermi liberato mi manda l'aquila che mi custodisce, mi cura, mi protegge, mi trasporta e mi porta dove devo andare. Quindi una volta si parla di aquila, c'è questa dimensione di cura materna da parte di Dio. Tenetene conto. Quest'aquila grida, eh? Quest'aquila grida, guai, guai, guai. Ma lo sbocco di questi guai sarà un evento di liberazione, no? Perché come Israele è stato portato al Sinai, dove si compie l'alleanza, noi veniamo portati anche noi alla Santa Montagna, cioè alla pienezza della relazione con Cristo. È bella poi, tra l'altro, l'immagine, la grandiosità, la solennità dell'aquila, no? Quindi è una scena bella anche da ricordare. Quindi c'è più chiaro adesso che davanti a questa immagine dell'aquila siamo davanti a sintomi della fine, ma che sono sintomi di liberazione, doglia di parto, sintomo di vita, l'aquila che vola, l'immagine dell'aquila perché? Perché l'aquila vola in una dimensione al di sopra degli spazi, degli ostacoli, no? Questo immaginare per quello che può fare quello che io non posso fare, io non posso volare, no? Ma ho bisogno di Dio che mi fa volare, ma se io la mia vita la metto attraverso la preghiera nelle mani di Dio, Dio mi porta a fare quello che io di per sé non avrei la capacità di fare e mi fa volare al di sopra degli ostacoli. E quinto angelo suona la tromba. Il quinto angelo suona la tromba. Questi tre guai, no? Primo guai. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo come il fumo di una grande fornace e oscurò il sole e l'atmosfera. Di che si sta parlando? Qui si parla della forza, della potenza demoniaca, la creatura angelica che è caduta, pervertita e pervertitrice, come dice Paolo VI, che tormenta, che ti ossessiona, che ti dà fastidio, che inquina tutto. Noi questo sintomo della fine lo percepiamo quando veniamo raggiunti da questo avversario, questo nemico ci raggiunge con la sua presenza. È la lotta con il tentatore, col maligno, che è un sintomo della fine anche qui, no? Come l'avverti, come la capisci? È come se ti sentissi che c'è una spinta
che ti spinge verso il perderti. Senti come un'aggressione, no? Viene insidiato, pensieri, sensazioni, movimenti, tensioni, no? È proprio insidiato. E qui parlo di un'esperienza che ci avete tutti, che ci abbiamo tutti, perché questo il demonio lo fa con tutti, non è che c'è qualcuno con cui non lo fa. Ed è bene che lo sapete che è lui al lavoro. Cioè, lo squilla quinta tromba ci dice una cosa importantissima. Sappiate, ve lo rivelo, se ancora non l'avete capito, però ve lo rivelo, che la potenza demoniaca è all'opera. Sappiatelo. E tenete presente che c'è questo elemento. Non è una cosetta così. No? E noi, nella nostra contemporaneità, ce lo dimentichiamo un po' troppo. E l'uomo in certi momenti della sua storia ha particolarmente bisogno di ricordarselo. Guardate un po', se vogliamo solo quello che succede intorno, non so, poi ognuno si guarda quello che succede dentro, ma io certe volte, io per chi mi conosce sa quanto amo i ragazzi, quanto mi stanno a cuore, quanto dramma io vivo nel mio cuore per capire, chiedo ogni giorno guardando il crocifisso, mi dici che dobbiamo fare? Ma certe volte mi sento esprimere dei ragionamenti che sono diabolici, vedi, demoniaci, vedi, e ne sono attratti, affascinati, sedotti, anche a quelli della mia età naturalmente, però quando esce dalla bocca di un quindicenne mi stravolge, perché... Però lì ti accorgi di una cosa, poi non mi stupisco più di tanto, l'opera della potenza demoniaca è all'opera, non mi devo meravigliare. Poi ogni volta bisogna affrontarla secondo quello che tira fuori, ma fa parte della storia e non ce lo dobbiamo dimenticare. A me non è che mi stupisce, in questo pontificato Papa Francesco ha citato la presenza del demonio e l'azione del demonio, la persona del demonio, più di ogni Papa degli ultimi decenni. Una marea di discorsi. Lui ha spiegato l'azione del demonio. Perché è così. E certo, ti fa sperimentare la fine che incombe, ma che non è ancora arrivata, che è in sospeso, no? La potenza della mia all'opera. E qui non si tratta, come vi dicevo, non bisogna né farsi venire dall'angoscia, più del necessario, una puntina d'angoscia a volte è necessaria, ma non troppo, QB, angoscia quanto basta, e neanche scandalizzarsi. Quando vi ho detto certi pensieri che vedi nella testa di un giovane, come è possibile, ti chiedi, no? Che un'anima così verde, una mente così fresca, possa partorire della roba, di un fumo di questo genere qua. Non bisogna scandalizzarsi, il problema non è scandalizzarsi, non serve a niente. Si tratta però di capire che questa è la realtà delle cose, di noi che stiamo in questa vita e che ci mettiamo a affrontarle partendo da Dio e dalla preghiera. Bene, noi ci fermiamo e continueremo poi vedendo che verranno descritti degli animali con connotati strani, sembra quasi, ci descrive quasi una allucinazione nei versetti che seguiranno, la vedremo insieme. Niente di strano, visto ciò a cui stiamo davanti. Ci fermiamo all'inizio di questa rivelazione della presenza demoniaca al lavoro, va bene? Credo che siano immagini molto forti. Siamo arrivati
al capitolo 9, versetto 1. Capitolo 9, versetto 1. Bene. Grazie di cuore. C'è qualche domanda? Qualcuno vuol chiedere qualcosa? Prego. Due cose. La prima, se qualcuno mi rinfresca la memoria, ma mi è venuto in mente quel verso, no? Tutti sappiamo era a morire, ma tutti viviamo come se avessimo tempo a vivere. Chi era? Questo non si è. Ah, guarda, proprio. No, Dante, tu immagini Ignazio e dice una cosa, no, di vivere come se fosse sempre no, non c'entra. Sentite, grazie per questo momento insieme, davvero tutto il cuore, benediciamo il Signore, grazie a Dio.